Lungo periodo contraddistinto dall'emergenza sanitaria, anche il mondo del volontariato ha risposto con fermezza al Covid-19. Vediamo come, grazie al contributo di ANPAS Piemonte. Dalla prima attivazione per l'emergenza Covid, avvenuta il 5 febbraio, l'organizzazione di volontariato ANPAS Piemonte è operativa su tutto il territorio regionale, con 10.000 volontari e volontarie, equipaggi e mezzi di soccorso. Le 82 associazioni aderenti al nostro movimento hanno garantito la copertura di tutte le attività connesse all'emergenza coronavirus, oltre a tutti i consueti servizi sanitari di soccorso. Gli ambiti di intervento sono stati diversi, dal soccorso in emergenza all'ospedalizzazione dei pazienti contagiati da coronavirus, alle dimissioni verso le abitazioni e strutture e al trasferimento dei pazienti dislocati in altre regioni. Inoltre la sanificazione di automezzi utilizzati seguendo tutte le corrette procedure. ANPAS ha messo a disposizione dell'azienda sanitaria Città di Torino volontari e due camper, uno di ANPAS e l'altro dell'associata Croce Verde Torino per l'esecuzione di tamponi a domicilio. I volontari e i dipendenti dell'ANPAS, quindi sconfiggendo comprensibili timori, hanno prontamente risposto mettendosi a disposizione delle istituzioni. In ambito sociale, i volontari e le volontarie ANPAS Piemonte, in collaborazione con i diversi comuni, sono stati impegnati nella consegna di mascherine alla popolazione, nei banchi alimentari e hanno svolto servizio gratuito di consegna a domicilio di generi di prima necessità, ad esempio i farmaci. Abbiamo effettuato una media di 800 viaggi alla settimana in modo da alleviare soprattutto gli anziani, quale categoria in difficoltà è fragile, riducendo contemporaneamente la mobilità delle persone. I primi 4 mesi dell'emergenza hanno visto un coinvolgimento di ANPAS, dell'associazione ANPAS e dei volontari ANPAS veramente massiccio. A livello nazionale siamo arrivati, appunto, dopo i primi 4 mesi con 101.000 giornate uomo di lavoro fatto da parte dei volontari. In ambito regionale ormai siamo arrivati anche qua a un ordine di 3.500 giornate uomo su tutti i servizi svolti. Quando parliamo di servizi svolti durante l'emergenza non intendiamo esclusivamente il servizio sanitario. ANPAS, e questo su tutto il territorio nazionale e quindi anche su regionale, si è impegnata molto su tutta una serie di servizi che si andavano ad aggiungere, dal monitoraggio agli aeroporti, monitoraggio nei porti, sulle attività di assistenza alla popolazione, quindi la consegna dei pasti, la consegna della spesa, consegna dei farmaci. Una gran parte ha anche operato a livello comunale proprio a supporto dei centri di coordinamento comunali, quindi un lavoro molto stretto anche con le istituzioni sia locali che regionali che nazionali. È un'emergenza che è stata completamente diversa da quello che era la gestione delle emergenze che abbiamo vissuto in passato, dai terremoti alle alluvioni. Non solo per il numero di volontari impiegati e per il numero delle risorse impiegate, ma soprattutto per una gestione, perché comunque per ogni attività significato riuscire a programmare i servizi, riuscire ad avere le risorse in tempo e preparate, e non per ultimo le varie difficoltà che abbiamo avuto durante tutto il periodo dell'emergenza fino ad oggi, con il materiale di protezione individuale, con le problematiche anche sul territorio, quindi difficoltà anche a volte per i volontari di muoversi da un comune all'altro per prestare servizio. Siamo riusciti a tenere fino a oggi e sicuramente continueremo con questa voglia di portare avanti, di svolgere il nostro servizio, sperando che questa emergenza comunque termini in fretta, e in qualsiasi caso abbiamo imparato molte cose, soprattutto uno spirito di collaborazione tra le varie associazioni, tra gli enti e con le varie figure che erano preposte all'emergenza. Fase 3 nel